Al via i lavori del primo lotto del Palazzetto dello Sport dell'Aquila per un valore di circa 640.000 euro, un intervento strategico e fondamentale che la città aspettava da anni, importantissimo in un'ottica di ricostruzione sociale, soprattutto per i giovani. Così ha parlato il vice sindaco del capoluogo di regione Guido Liris, che ha la delega alle opere pubbliche, annunciando l'avvio dei lavori. Per i lavori la struttura che si trova sul viale Ovidi è stata suddivisa in tre lotti. Il primo, quello iniziato, prevede un'imponente copertura in legno che la ditta conta di finire entro la fine di agosto, anche se ufficialmente avrebbero 60 giorni. Il secondo lotto riguarda invece l'installazione degli infissi. Il terzo, un adeguamento sismico e tutti gli impianti per un costo totale di circa 1.400.000 euro, ha detto Liris. Stiamo lavorando molto, i risultati sono frutto di una sinergia con tutti gli attori principali della ricostruzione. Il vice sindaco ha voluto anche sottolineare il valore dello sport per i giovani che vivono in una città terremotata. L'Aquila sta rinascendo, ma i ragazzi hanno aspettato abbastanza. Ci vuole tempo, ci vorrà ancora tempo, ma dobbiamo restituire agli aquilani i luoghi chiave. Sono veramente orgoglioso e voglio ringraziare tutta la macchina che ha portato a questo nuovo inizio, dall'assessore allo sport Piccinini ai dirigenti e dipendenti del settore, ha detto Liris. Tutti stanno facendo la loro parte.